Buonasera a tutti, eccoci ancora una puntata di eh, Anubi TV dedicata all'antico Egitto. Questa sera abbiamo un ritorno graditissimo, abbiamo con noi la dottoressa Francesca Bocchi. Buonasera. Buonasera, buonasera Leonardo, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Quindi questa sera siamo in diretta, siamo anche in linea con otto... Eh, canale piattaforme social perché pubblichiamo in diretta le piattaforme social e stasera dopo la, la puntata molto bella relativa alla medicina e eh, sulla donna egiziana andremo a toccare eh, quello che è l'aspetto del senso del bello voglio fare una premessa prima di andare alla eh, con Francesca la, a parlare di questo argomento. Volevo un attimino che Francesca è reduce da una pubblicazione un, letteraria che penso sia un debutto, se non vado vale errato, come, come libro, in un esatto. libro molto interessante che ora ve lo facciamo vedere. E eh, il libro, ecco scusate che mi sono un po' impallato, eccolo qua, è un libro uscito da pochissimo, che è il senso che è la signora italiana la guida alla bella vita uh, edito pubblicato dalla castelbecchia una grossa eh, casa editrice con prefazione di vittorio feltri quindi francesca ha avuto mi, mi ha detto insomma ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico giusto Esatto, sì, è un libro non solo per le donne, ma anche per gli uomini, perché così conosce, conosceranno meglio le donne. È sicuramente ricco di, di tanti consigli, di tante nozioni, di tante digressioni storiche molto divertenti, perché ci fanno conoscere quelle che sono le nostre radici. Noi, in realtà, in Italia conosciamo poco il nostro territorio e, soprattutto, lo sfruttiamo troppo poco. È fondamentale, invece, eh, così preservarlo, ma anche utilizzarlo, dare valore e utilizzare quelli che sono i prodotti della nostra terra per diventare, appunto, più belli e più gentili perfetto non c'è stata miglior promo che di questi pochi secondi a questo libro mi ha detto che la dottoressa mi ha detto che praticamente partirà per un tour a marzo di presentazioni sarà nelle più importanti città italiane l'avremo anche qui da noi a Firenze quindi se siete in, si sa il posto dove verrà fatta la a Firenze ancora no, a Roma sarà a Palazzo Firenze appunto e a Milano molto probabilmente uh, da Mondadori in Piazza Duomo. Ho capito quindi li terremo aggiornati sulle novità, certo. Siccome anche Francesca fa parte del nostro gruppo WhatsApp, quindi quando sarà il momento faremo la nostra promozione. Sul divulgheremo, divulgheremo <ride> esatto. Divulgheremo, sì, nel nostro piccolo, non siamo molto piccoli. l'ho dimenticato la prefazione di Vittorio Petri, quindi da. Maggior valore all'opera all letteraria. Beh, è un conoscitore delle donne, insomma, chi, chi meglio è, di lui? Insomma, lui è un navigato esploratore del mondo femminile. Insomma. Esatto, Vabbè. però allora, se, le apprezza tanto. Bene. Allora, allora parliamo sera, di altre donne? Sì, anche molto importanti. Ci abbiamo nelle slide che abbiamo, abbiamo Dora, una, una, una che è sicuramente. Eh, molto importante perché si chiamava La Bella è arrivata. Quindi esatto. eh, ci eh, divertiremo questa sera da un'esperta, perché il suo, il suo lavoro, oltre a essere medico, si occupa anche di estetica. Quindi, eh, meglio così. Quindi, Francesca, io direi che possiamo cominciare con la nostra narrazione. Bene. Allora, questa sera parliamo appunto del senso del bello nell'antico Egitto e nell'antico Egitto appunto la bellezza e la cura del corpo avevano un ruolo fondamentale, considerata una necessità per la cura e l'igiene del corpo, per esempio la cosmesi aveva una valenza non solo curativa, ma anche spirituale e religiosa. Eh, negli scritti di Plinio eh, si narra appunto che l'Egitto fosse il più grande produttore di unguenti e di creme e che nel delta del Nilo erano custodite appunto delle vere e proprie primizie con cui appunto si facevano eh, delle creme, degli unguenti contenuti in questi vasetti di cera, di alabastro, realizzati con delle piccole pietre preziose che formavano queste forme geometriche. Il culto dell'igiene per gli egizi era importantissimo, proprio perché il corpo era, eh, era considerato la casa eh, dell'anima immortale, tanto che credevano appunto nel proseguo della vita e quindi anche della bellezza nell'aldilà. Eh, L'igiene e la cura del corpo, de, quindi della persona, erano fondamentali, ma la pulizia addirittura andava a prevalere appunto sulla bellezza eh, del corpo. Tanto che a corte c'erano delle vere e proprie stanze da bagno e c'era anche un altissimo funzionario eh, accanto al faraone che era deputato proprio eh, così al, stava a guardare quella che era, che era eh, la camera da bagno. E, Così, sorvegliare che tutto fosse eh, a posto nei minimi particolari. Eh, quindi, non solo cura, eh, ma anche cosmesi, cioè quelli che erano i profumi e le essenze aromatiche utilizzate appunto dalle donne, ma anche dagli uomini egiziani. Tanto che scrive Erodoto che gli egiziani preferivano essere puliti piuttosto che belli. I numerosi resti eh, archeologici che sono rivenuti appunto nelle sepolture testimoniano come eh, ci fossero proprio delle vere e proprie composizioni profumieristiche e cosmetiche e che costituissero addirittura una merce di scambio tra quelli che erano i paesi confinanti. Gli unguenti, infatti, erano considerati eh, talmente preziosi da generare quelle che erano due vere e proprie categorie eh, professionali, ovvero i distributori degli unguenti e il sovrastante agli unguenti, ovvero gli addetti alla distribuzione di queste, eh, così, di queste mh, piccole perle di bellezza. Nella composizione dei profumi venivano utilizzate eh, delle piante selvatiche provenienti sia dalle oasi ma anche dal Sudan, eh, dalla Somalia e dai Fenici, in particolare, gli egizi acquistavano quella che era l'essenza di terebinto, una sostanza con una profumazione particolarissima, molto pregiata, ammaliante, tanto da essere citata anche nelle poesie d'amore. Eh, oltre a questa essenza, però, il profumo eh, egiziano, sicuramente più conosciuto, era il kifi ottenuto con l'estrazione. Di 16 piante selvatiche dalle proprietà calmanti e rilassanti, quindi si narra appunto che conciliasse il sonno e eh, di, così calmasse le disturbi d'ansia. Eh, non solo profumi, quindi cosmetici, ma anche creme e unguenti che appunto servivano per cospargere il corpo, per far sì che la pelle risultasse idratata e morbida. In particolare, veniva utilizzata anche l'argilla, che per la sua proprietà chelante andava a purificare quello che era la pelle i capelli, e venivano fatte delle maschere insomma sia per il viso che per quanto riguarda il corpo. Eh, quindi gli egizi in questo sono stati veramente eh, innovativi e sono stati modernissimi proprio perché riuscivano a combinare sia l'aspetto igienico e sia l'aspetto estetico. Ma c'era un ideale di bellezza in Egitto e qual era fisicamente? Sicuramente l'ideale di bellezza del volto femminile era molto influenzato da quella che era la regina o comunque la principessa regnante in quel momento. Per esempio, gli egizi consideravano eh, gli occhi la parte più importante del volto proprio perché la ritenevano che fosse un po la finestra dell'anima. Gli occhi grandi, scuri, allungati, erano considerati particolarmente belli e desiderabili. Le donne, infatti, utilizzavano quello che era il col, questo pigmento nero per allungarli, per rendere le ciglia più scure, quindi per renderli anche più profondi ed espressivi. La fronte non aveva così non davano particolare importanza, ma doveva essere proporzionata, il naso doveva essere dritto e sottile, la bocca poco pronunciata, quindi né troppo grande né troppo piccola e il mento doveva essere comunque minuto. Il collo eh, era desiderabile che fosse appunto lungo e sottile proprio per adornarlo con quelli che erano dei monili e delle collane eh, preziose. Un ideale di bellezza che si è mantenuto poi nel tempo, quindi attraverso i vari regni e di cui sicuramente Nefertiti, ovvero la bella che qui viene, eh, ne era diciamo un perfetto esemplare eh, quindi abbiamo detto mh, gli occhi ma anche i capelli erano importantissimi capelli che venivano appunto acconciati attraverso appunto le parrucche venivano cosparsi di unguenti eh, di profumi addirittura insomma, si narra, non si sa poi se sia in realtà una, re una verità storica, questi coni profumati che venivano appunto accesi e fatti mh, così, faticolari in modo che la profumazione andasse 嗯。 A cospargersi sui capelli e quindi a renderli gradevoli quando le donne, appunto e gli uomini passavano. Ma c'erano anche cosmetici come quello che noi definiamo il nostro moderno fondotinta e ce n'erano di due tipi: c'era l'udio, diffuso nel Basso Egizio, eh, Egitto a base di malachite verde e quello che invece era il Mesdemet, ovvero creato con eh, quella che era la galena di Aswan era tipico invece dell'Alto Egitto. Il fondotinta era considerato appunto una sorta di accessorio estremamente raffinato perché andava a levigare quello che era l'incarnato e trasmetteva un, quello che era un po' il culto dell'eterno, comunque di una bellezza che doveva propagarsi e doveva durare anche nell'aldilà, cioè anche dopo la morte, in modo da garantire quella che era una vita bella e perfetta anche, anche appunto nell'aldilà. Abbiamo parlato di Nefertiti, eh, il suo busto, scoperto nel 1912, rappresenta eh, come nessun'altra quello che era appunto il modello di bellezza femminile che trionfò durante il periodo eh, di Amarna. Eh, questa nobile donna con il collo molto allungato, un, ecco, nel busto è ben presente la presenza, c'è cioè un occhio, l'altro è mancante. Non si sa bene se... Eh, sia perché il busto sia caduto oppure se, se l'opera è incompleta, anche perché questo doveva essere una sorta di prototipo. Eh, è realizzato in calcare, quindi ricoperto di gesso, con questi colori estremamente accesi, tanto che il primo che l'ha rinvenuto eh, descrisse appunto che sembrava che i colori fossero appena stati così eh, spennellati o comunque appena applicati, tanto erano vividi e tanto eh, questo sorriso appena accennato che risulta... Estremamente enigmatico, ma che rappresenta un ideale, appunto, di perfezione e di bellezza. Nefertiti sposa di Amenhotep IV, il faraone che durante appunto il nuovo regno adottò il nome di eh, Akhenaton e poi si può considerare un po' come il primo faraone monoteista, cioè quello eh, del culto del dio Sole, del dio Aton, e fondò una nuova capitale, appunto in Egitto ad Amarna. Eh, in questo periodo anche l'ideale di bellezza, diciamo che cambiò, ovvero ehm, c'era l'ideale di un fisico dalle forme appunto sinuose, sottili, alte, con i fianchi stretti, le gambe molto allungate, con questi corpi avviluppati da dei teli di lino, comunque di pepli drappeggiati drapeggia intorno alla figura, i visi erano quasi adolescenziali, quindi rotondi, molto eh, giovanili, così con una pelle molto fresca, eh, c'erano queste parrucche estremamente elaborate, ehm, ovviamente le caste... Nobili erano adornati con gioielli come i collari, ehm, gioielli di qualsiasi tipo, insomma, che di si differenziavano dai materiali, quindi oro, e argenti, eh, soprattutto per il faraone e, e la sua regina. Invece, per quelli che erano in nobili o comunque per le caste inferiori, veniva utilizzato comunque per esempio anche il turchese. Eh, in questo periodo si raggiunsero livelli di bellezza che non si erano mai raggiunti prima, proprio perché, appunto, eh, il faraone voleva far sì che la famiglia reale, cioè quindi lui, eh, la moglie, i figli, eh, fossero una sorta di tutt'uno da venerare come un'entità eh, che si proiettava così verso un al di là verso comunque una sorta di eh, dimensione mh, altissima a cui appunto la popolazione dell'antico Egitto doveva, mh, doveva ambire eh, anche perché ricordiamo appunto che la bellezza esteriore comunque la cura esteriore era un riflesso ehm, di quello che era la cura interiore ma soprattutto l'aspetto bello esterno doveva combaciare con quello che era un aspetto buono interno proprio perché l'uomo bello e buono doveva eh, anelare a quella che era la divinità, quindi assomigliare sempre di più a quelle che erano le divinità. Eh, quindi una costante così, perfezionamento della propria, della propria figura. Quindi diciamo che eh, l'iconografia femminile nell'Antico Egitto si è caratterizzata in particolare da tre costanti che si sono susseguite nel corso appunto della sua storia. Un fisico, abbiamo detto, sottile, pressoché perfetto, in cui nell'età negli anni dovevano lasciare un segno. Una grande sensualità sottolineata appunto da questi abiti, da questi pepli molto aderenti, addirittura quasi a guaina, che lasciavano intravedere le forme delle donne, e un volto appunto liscio, principalmente insomma senza rughe, senza diciamo cedimenti adolescenziali. E il viso emergeva appunto sotto queste parrucche adornate con questi, con questi gioielli, e la donna rappresentava pertanto quello che era un oggetto del desiderio, ehm, risultava comunque colma di erotismo, di carica di carnalità, quindi rappresentava. Eh, tutto quello che poteva essere la fertilità quindi c'era una distinzione molto netta eh, tra i due generi tra il maschile e il femminile quindi l'uomo veniva invece così rappresentato anche eh, così eh, più in età in età più avanzata diciamo più agè eh, magari così grasso quindi con un grasso in eccesso che stava a significare ricchezza eh, poteva essere con i capelli completamente rasati o comunque con la barba tutti i dettagli che stavano eh, così ad indicare quella che era magari la sua potenza, il suo ruolo prestigioso, comunque la sua carica e anche la sua ricchezza. Ehm, diciamo, che, mh, le, questi, diciamo che Nefertiti in particolare insieme a sua sposa, insieme a Kenaton, introdussero appunto il culto eh, di un dio unico proprio per... Eh, un, un, Così del dio solo, anche per diffondere quella che era l'arte la, in questo senso. Quindi in questo periodo si trovano anche delle opere eh, particolari, cioè con delle forme, anche le statue hanno delle forme molto particolari, i vestiti sono molto mh, meno lavorati, quindi ci sono, troviamo questi gonnellini per gli uomini, per le donne questi pepli con questi drappeggi che si fermavano appunto sulle spalle, ehm, c'erano queste sorte di corone con cui si differenziavano le nobile donne o comunque quelle della casa del faraone, della casa imperiale e da invece dalle concubine, quindi c'era proprio un'accentuazione anche della femminilità legata comunque all'idea all di fertilità e l'idea di vita. Eh, ricordo come dal laboratorio di Tutmose eh, furono eh, così ritrovate le tre sculture eccezionali di Nefertiti che riguardavano le sue tre età, quindi una Nefertiti giovane, una Nefertiti regina e una Nefertiti anziana. La prima è una testa eh, in quersite gialla che si trova oggi al Museo Egizio di Berlino. Eh, il volto è fresco, è salave, ha questa dolcezza, gli occhi sono messi in rilievo da una riga nera del trucco. Eh, il sorriso è appena accennato e tradisce questa maestria eh, così regale. Il naso è leggermente più lungo eh, rispetto a quelle che saranno poi le raffigurazioni successive. La seconda invece è una, è una testa in inquarzita marrone, conservata invece al Museo Egizio del Cairo, eh, qui Nefertiti invece è adulta. Il viso ha perso quelle caratteristiche di dolcezza e di morbidezza tipiche della giovinezza e dell'adolescenza e la retrata invece nel pieno del suo splendore, cioè della donna matura. Il viso è austero, i tratti esprimono appunto questo vigore eh, di donna, di sovrana importante, i particolari del volto sono molto precisi e si, si allontanano di gran lunga da quelli che sono i volti poi delle donne eh, molto più rotonde e stereotipati di quelli che erano i periodi precedenti. La terza e ultima scultura invece è in pietra, è un corpo intero e si trova anch'essa a Berlino. Eh, il viso magro tradisce quella che è l'età di Nefertiti, quindi sono più evidenti eh, le rughe nella commissura, eh, commissura labirale.